E torniamo in diretta, come anticipiamo, continuiamo a conoscere anche i nuovi sindaci, partendo da, come dicevamo, uno dei comuni che ha visto una sorta, noi l'abbiamo chiamata ribaltone, ma in realtà è semplicemente la non conferma del sindaco uscente e l'ingresso di un nuovo sindaco, come è stato per Magliano di Tenna. Allora diamo il benvenuto al neo sindaco Pietro Cesetti. Buon pomeriggio sindaco e benvenuto a Diretta 1, a Radio Fermo 1. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, innanzitutto congratulazioni per aver vinto e aver insomma ottenuto un ampio margine di fiducia dai suoi concittadini. Adesso inizia la sfida vera e propria dopo quella elettorale, ovvero lavorare per Magliano. La sua lista si chiama Insieme per Magliano, quindi credo che il gioco di squadra, no, sia uno dei punti forti. Allora le chiedo innanzitutto come ha vissuto la giornata di lunedì con lo spoglio elettorale e poi la conferma della nomina a sindaco, e poi quali saranno un po' i primi passi che muoverà per Magliano? Sì, diciamo che era nell'aria il risultato finale, forse non in questa misura, quindi siamo rimasti sorpresi soltanto per l'ampio margine di distacco rispetto alla lista avversaria, che tra l'altro insomma, è risaputo che quando scende in campo un sindaco che è già in carica, è ovvio che gli sfidanti sono sempre un po' avvantaggiati. Certo. Questo svantaggio in realtà poi non si è verificato l'atto pratico, in quanto abbiamo avuto noi il 62% circa, quindi 541 voti rispetto a 339 della dottoressa Paoloni. Esatto, quindi un bel distacco, no, dicevamo. Sì, è stato un bel distacco, 202 voti esattamente su 908 votanti, per cui insomma credo che il risultato sia stato la conferma del nostro progetto, della nostra idea, della nostra campagna elettorale basata sull'unione. In effetti anche il nome stesso della lista Insieme per Magliano, anche se è un titolo, un logo che viene utilizzato in altri comuni, comunque sia per quanto riguarda Magliano credo che sia abbastanza, direi anche in maniera sintetizza maniera un rilevante. Po' sintetizza, sì, esatto, quello che sarà il vostro lavoro. Esatto. Tra l'altro adesso mi corregga, ma se non sbaglio stasera avete un'assemblea per illustrare un po' come vi muoverete con il programma. Non ho capito, scusi. Questa sera, se non sbaglio, avrete un'assemblea dove illustrerete il programma, è oggi? No, noi stasera abbiamo una riunione tra di noi. Ah, ok, una riunione. Per la distribuzione delle deleghe. Ah, esatto. E per quanto riguarda gli assessori, anche io vorrei coinvolgere i consiglieri, quindi attribuendo a loro degli incarichi, anche senza, poteri di firma. Sì. Comunque ognuno dovrebbe interessarsi in un settore e esaminare le problematiche e poi giustamente alla giunta, ecco, quali sono gli obiettivi, quindi stasera insomma un appuntamento importante interno dove verranno assegnate le deleghe e le competenze. Quali sono i primi obiettivi secondo lei più urgenti per Magliano? Beh, diciamo le problematiche legate alla scuola sono molto sentite, perché insomma noi facendo parte del distretto di Monte Urano, noi siamo il comune più piccolo come popolazione, anche come numerazione scolastica, e quindi dovremo fare in modo di essere insomma tutelati anche a livello di pari dignità. E per quanto riguarda la struttura delle scuole di Magliano, stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione e di rafforzamento anche delle strutture, e soprattutto la messa in sicurezza dopo il sisma che è capitato appunto nelle nostre zone. Per cui dovremmo far sì che i lavori procedano nella maniera migliore per garantire insomma le classi, lo svolgimento regolare insomma delle lezioni. Bene, quindi oltre alla scuola priorità, ovviamente ce ne sono molti altri problematiche, per cui adesso piano piano incominceremo insomma ad affrontarle tutte. Però arriva anche la bella stagione, no? Quindi insomma si parla anche di appuntamenti, iniziative per l'estate. Penso anche alla collaborazione con le associazioni che operano comunque da sempre nel paese, che insomma le iniziative ci saranno, immagino. Sì, assolutamente. Beh, per quanto riguarda quest'estate non so fino a che punto potremmo arrivare in tempo all'organizzazione di eventi. Guardi, io in passato ho fatto l'assessore della cultura
dall'85 al 91, per cui è un settore che io ho seguito e mi appassiona particolarmente. Non so se lei ricorderà, forse era giovane, ma io a quell'epoca organizzai queste manifestazioni estive denominate Maiano Estate, sì. Manifestazioni culturali, sportive, di spettacolo, tra l'altro forse le più rilevanti a livello del comprensorio e anche oltre erano questi famosi concerti live nel campo sportivo, dove vennero appunto Zucchero, Ruggeri, Bennato, Tozzi e altri artisti. Per cui diciamo che quell'epoca lì forse difficilmente riusciremo a riproporlo, perché i tempi sono cambiati, c'è una crisi qui del settore calzaturiero nostro, sì. Che ormai ci attanaglia tutti, per cui faremo sicuramente delle grandi cose, però ripeto, le tempistiche, noi penso che forse ci inseriremo sabato 15 giugno, okay. Per cui siamo in piena inizio di stagione, per cui sarà un po' difficile. Vabbè, però si tratta di porre le basi, no? Anche per quello che sarà, sì, il futuro, sì. Immagino, sì. Che un'ottica di programmazione culturale, sì, no? Sia, sì. Anche importante e aperta anche a quelli che sono gli altri comuni del territorio, perché la posizione di Maiano è abbastanza baricentrica, anche facilmente raggiungibile dagli altri comuni vicini, quindi insomma, sì, vi aprite, sì. Un po' a tutti gli altri. Assolutamente, io già ho preso contatti con il neo sindaco di Grottaggiolina, sì. Alberto Antoniozzi, dico, noi stiamo in mezzo tra Rapagnano e Grottaggiolina, per cui a livello anche di manifestazioni culturali probabilmente io proporrò, se i sindaci saranno d'accordo, allora Rapagnano c'è il senatore, ex senatore. Un gioco di squadra. Anche perché hanno due teatri, uno quello dell'altro. Noi non abbiamo nemmeno un teatrino, quindi qualcosa speriamo di organizzare insieme. Ma sì, poi invece d'estate si fa all'aperto a Maiano in piazza e via, sì, così recuperiamo. Sì. Noi abbiamo come anfiteatro la piazza di Maiano del Castello, che è splendida. Esatto, infatti la ricordo, la conosco, quindi ho suggerito apposta. C'è una famosa osteria tra le prime 10 d'Italia, insomma, che è il nostro vanto, ma adesso Maiano negli ultimi anni è rimasta, se si è conosciuta grazie a questa iniziativa imprenditoriale di un carissimo amico che è un bravissimo ristoratore. Evito di fare il nome, ma no, può farlo tranquillamente, tranquillamente, ma lo faccia, insomma, sindaco. L'osteria dell'Arco è famosa, ecco. Essendo tra le prime 10 d'Italia, per cui è un nostro onore e vanto e merito all'imprenditoria locale, insomma, di Maiano di Terme. Ok, sindaco, io la ringrazio e in bocca al lupo per il suo mandato, buon lavoro, e poi la inviteremo presto, insomma, fisicamente in radio per conoscersi di persona, anche per intervistarla su Cronache Fermane, eccetera, eccetera. Insomma, avremo tanto da fare e buon lavoro, sì. Per Maiano di Terme e per il territorio. Grazie, sono a vostra disposizione. Noi abbiamo bisogno dei media, abbiamo bisogno di collaborazione, abbiamo bisogno della stampa, perché Maiano deve risorgere, deve rinascere e deve essere protagonista per quel poco che può fare per quanto riguarda la media vallata del Terme. Assolutamente. Quindi, viva il lupo, grazie. Grazie sindaco, buon lavoro, ciao. Prego, anche a voi, arrivederci. Ciao.